quello che voglio chiedere, qual è il brano più affezionato del maestro Roberto Murolo? Lei. Qual è la cosa? Guarda, io credo che la cosa più importante per chi canta le canzoni è l'espressione, è il fatto di sentire, il fatto di vibrare, di far vibrare il proprio cuore e di pensare intensamente a quello che stai cantando, pensare, viverlo, perché questa era l'arte che io ho capito da Roberto Murolo. Io perché ho scelto Reginella? Perché io ho sentito migliaia, non centinaia, migliaia di volte Reginella fatta da Roberto Murolo. Appena lui con la chitarra attaccava questa antica canzone di Bovio e di Lama, lui, le sue palpebre si inumidivano un po', si calavano. Lui era quello lì che aveva incontrato il suo vecchio amore per Toledo con il cappello, con i nastri e le rose, e intensamente diventava quello che aveva perduto il suo amore e che ogni tanto distrattamente pensava a lui. Quindi ho capito da lì che l'espressione, ma questa è una cosa che ho raccolto anche da Ray Charles, che io considero uno dei più grandi cantanti nella storia della musica, da Frank Sinatra, che pensava intensamente alle parole che cantava. Quindi questa è la ragione per cui ho scelto Reginella, e poi soprattutto la gratitudine nei confronti di questo signore che mi aveva comunicato questo grande amore quando ero piccolo attraverso la radio, proprio c'era una trasmissione radiofonica notturna su una rete della RAI che, pensate, si chiamava Rete Rossa, e sentii questo signore con la voce bassa che cantava queste bellissime canzoni che facevano evidentemente parte del mio DNA. Prego.